Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Marvel's Guardiani della Galassia. Io sono sempre Gretel Sphere ed oggi riprendiamo proprio da dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio con i Guardiani della Galassia beccati e arrestati dai Nova Corps. Vi ricordo subito se volete lasciare un bel mi piace al video, iscrivervi al canale, commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo gioco e condividere il video a coloro a cui potrebbe piacere la Marvel o i videogiochi dei Dunque, supereroi. innanzitutto Eccoci chiedendoti qui. scusa, siamo oneste persone d'affari impegnate in affari onesti. Non eravamo a caccia di creature illegali in zone illegali. Facciamo come dicono. Quando vedremo Corelle le spiegherò. Il capitano non vi riceverà. Secondo il protocollo dobbiamo portarvi dritti in cella. Fermi dove siete. Ci sono problemi? Sì, niente Oddio, chi è mossa, non questo? credo. Niente energia, niente contenimento. Una Ci scintilla. pensano i nostri tecnici, È dicono. oltre la loro comprensione. Come possono riparare ciò che non capiscono? Tranquillizziamo il grande unificatore. Riattivate gli scanner. Che razzo è un grande unifriggitore? Grande unificatore Raker, capo della Chiesa Universale di qualcosa. Era alla deriva nella zona di quarantena. Stava cercando Dio, Forza, a quanto pirati, pare. veloce. L'abbiamo beccato come abbiamo beccato voi. Solo che io conosco il capitano. Come dicevo, se Ok. poteste dire al capitano come Mamma ha detto potete vedere chiaramente di che non vuole combattere contro il vederti. mio piano. Ah, è sua Nulla. madre. Ah, potrebbe essere sua figlia. Ha detto mamma. Ammettete che non sapete niente, lasciatemi. Tanto per No, chiarire non la dovete questione mamma. toccarlo. Aia. Sei viva? Non è un buon segno. Ragazza nuova! Questo sì. Sì, almeno credo. Fammi vedere se mi. Tieniti forte! Se solo avessi i miei stivali. Cadetto God, giusto? Nikki! Piacere di conoscerti, Nikki. Ok, Nikki, ecco il piano. Salta e aggrappati alle mie gambe mentre io mi tengo con forza. Non mi sembra proprio un bel. Fidati, ragazzina! Ce la faremo! Visto? Tutto perfettamente normale. Una favola. Oh. Grazie. Mamma se la sarebbe presa se avessi perso il prigioniero. La tua mamma, giusto? Forza, andiamo via di qui. C'è una porta blindata, lì dietro saremo al sicuro. Vieni, dammi una mano. Pronto? Insieme. Tra 3, 2, Ok. 1. Non possiamo scansionare, Vai. eh. Ho provato a farlo immediatamente. Dobbiamo muoverci. Di qua. Detto Nikki. Wow, Stammi lo vicina. sapevo che quella nave aveva qualcosa che non andava. Chi va a cercare Dio in una discarica? Le porte blindate si chiudono durante le emergenze. Dovrei riaprirle con la mia chiave. Danno le chiavi d'accesso agli apprendisti. Non proprio. Dammi un secondo. Sai, se mi togliessi le manette potrei aiutarti con quella porta. Norma 3B. Vietato rimuovere le Dai, è chiaro che ti serve manette. aiuto. No! Sei il mio prigioniero. Va tutto bene. Come no? Non posso andare di Ci qua? tocca trovare un'altra strada. Ora sì. Sicura che non si passi da qui? Qui comando. Stai bene? Sì, sto bene. Tu? Oh, una favola. Ok, di qua. Non dovremmo salire, tornare dagli altri. C'è un'altra porta blindata qua giù. Ma avevamo detto che la tua chiave speciale non funziona. Funzionerà. Ci
sono dei componenti anche qui, eh? Ok. Ma stai calma. Vedi ad avere fretta cosa succede? Guarda lì che bel materiale. Chiamami Star. O Peter, o salvachiappe di cadetti Nova. Ok. Peter, senti, ho delle buone notizie e altre un po' meno buone sui tuoi amici. Comincia da quelle cattive. Sono stati registrati e sbattuti in cella. E quelle buone sono? I tuoi amici non sono morti. Uno di loro sembra particolarmente attivo. Deve essere Rocket. Le celle lo rendono nervoso. Possiamo andare in acqua? Quindi siamo d'accordo che mi fai un favore, sì? Dove credi di andare? Voglio controllare che il posto sia sicuro, sai, da tutto quel fuoco. Adoro il fatto che loro reagiscano a te che vai in giro ad esplorare. Andiamo, di qua saremo al sicuro. Cacchio! Sono scoppiati i tubi. Oh no, i tubi. Dovremmo usare quel tuo affare per chiamare qualcuno? Non ci serve aiuto. So quello che faccio. Blocchiamo il fuoco, così passiamo. Certo, ma saranno tutti preoccupati. La figlia del capitano scompare. La figlia del capitano è pur sempre un soldato. Vuoi aiutarmi o no? Sì, signora. Con calma. Ecco, visto? Non preoccuparti per me. C'è già molta gente che lo fa. Incoraggiala, dai. Tanto non prenderà mai il comando. Il miglior ufficiale che mi abbia quindi mai arrestato. È successo spesso? Non spessissimo. Stai veramente cercando di sfuggirmi di nascosto? Hai appena detto che vado alla grande. Sì che vai alla grande. Nella top 5 dei miei ufficiali d'arresto. Ecco. Allora, per favore, mostrami lo stesso rispetto che collezionabile? Tac. È proprio quello che sto facendo. Da non credere. Sì, me lo dicono spesso. Sì, un pochettino macchinose queste interazioni, queste animazioni, il robot è truccato. Quello è Itz. Io conosco tutti i robot di questa zona. Sono miei amici, diciamo. Ne ho riprogrammati un po'. E gli hai dato dei volti? Forse. No, cioè, è fico. Gli dà una personalità. Molto fico. Forza, di qua. Non c'è niente qui, eh? Materiali. Non hai detto che sono allergico alle manette? Guarda lì i materiali. Ok, wow. Certo, ignora che vai a infilarti in un vicolo cieco. Norma 2B. Ai prigionieri è vietato allontanarsi. Ti ricordo che solo uno di noi sa. Tua madre lo sa che vieni a giocare qui. Non credo. Ma cos'altro dovrei fare? Non è che qui ci sia molta gente della mia età. Sai, neanch'io avevo molti amici alla tua età. Certo, c'è da dire che ero in prigione, però. Quindi mamma aveva ragione su di te. Era una prigione Kitauri e io un bambino. Ho un sacco di domande. Esattamente lei che forza starebbe facendo in quella posizione che è il punto di leva, però vabbè, ok. Come fai a conoscere mia mamma? Abbiamo combattuto insieme su Mercurio. Era una testa calda. Una vera tiranna, direi. Autoritaria. E rompipalle. Sei una bambina, Nikki. Non sai cosa sia meglio per te, Nikki. Esci dalla capsula d'emergenza, Nikki. Credo di capire che intendi. Davvero?
Sei caduto in basso, Peter. Più del solito, Peter. È una zona vietata, Peter. Già, la riconosco. Ok, ci siamo quasi. Quasi dove? Vedrai. Torna qui, pirata. Wow, wow, ok. Giurerei di aver sentito la voce di Corella. Di qua. Guarda quanti bei materiali che ci sono qua. Una miniera d'oro. È un vicolo cieco. Fidati. Cerca di starmi dietro. Un altro dei tuoi robot? Si chiama Giocasta. Tiene d'occhio quelli che passano. Invasori, intrusi, prigionieri che vanno a zonzo. Davvero? Se è un modo per fuggire dalla nave di tua madre, è il caso di dirmelo. Potrei o non potrei essere super interessato. Sai, voglio solo essere sicuro che non sembri un sequestro di persona. Cosa? No, 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 ma prometti che non dirai a nessuno di questo posto. Che figo! Oh, wow! Non ridere. No, no, è fichissimo. È il tuo nascondiglio segreto, giusto? Molto meglio delle celle. Adesso ce ne andiamo. Voglio solo vedere come sta Ultimo. Gli sono partiti i giroscopi. Fai con calma. Questa è la tua mamma, che vince la guerra da sola. Lo so che non ha fatto tutto lei, ovviamente. No. L'ultimo assalto è stato un gran lavoro di squadra. C'eri anche tu? Io ho contribuito alla guerra diversamente. Pirateria? Razzie, che sono, sai, la versione bella della pirateria. Questo è Krilar. Sì. Roba vecchia, da bambini. Adesso sono molto più brava. No, no, è bello. Macabro, ma bello. Ehi, questo è Mercurio, giusto? Dovrebbe rappresentare una battaglia in cui ha combattuto mamma. C'eri anche tu, no? Oh, sì. Tua mamma era alla deriva prima che arrivassi io con i Ravager. Dovresti aggiungere anche questo. Vuoi che ti metta nel disegno? Per una questione di accuratezza storica. Giustamente. Un traduttore universale. Parlerai il grutese? Qualcosa mi dice che tu e Rocket andreste d'accordo. Oppure non vi sopportereste. Una delle due. Quella specie di procione? Sì, sembrava adorabile. Voglio dire che anche lui ama un sacco la tecnologia. Ehi, roba segreta. Vietato toccare. Niente. Ok. Adulti. Capito. Comunque, io qui ho finito. Meglio tornare indietro, prima che mamma si incavoli. Sì, l'ho già vista arrabbiata. Però, ecco, non sono più una bambina, no? A me lo dici. Quindi, tu mi capisci, giusto? Cioè, se dovessi veramente parlare con mia mamma, e dovesse venire fuori l'argomento Nicky... Non dire altro. Farò in modo che Corel sappia quanto sei stata brava. No! Cioè, grazie. Ma l'ideale sarebbe che mamma non scoprisse mai che ero nell'hangar. Quindi io non ti ho mai vista? Esatto, non mi hai vista. Non hai visto la chiave. Forse hai sentito parlare di Nicky e di come okay. Bravo. Ok. Punto. L'ascensore è vicino. Siamo salvi. Una mano? Sì. Andata. Mamma. Aia. Mamma, benissimo, neanche un graffio. Nel nome di Ala, che ti è preso? Infiltrarti in una squadra d'arresto? Girare con dei criminali? Presunti criminali. Potevi morire. Hai idea del castigo che ti aspetta adesso? Mamma, hai promesso di lasciarmi più libertà. Libertà non è mentire ai miei ufficiali, né andare in giro di nascosto.
È colpa mia se la nave di quello è esplosa. Le zone riservate sono riservate per un motivo. Mi tratti come una prigioniera. Sei una bambina. Mi ascolti quando parlo. Ehi, ehi. È stata una giornata difficile. Perché non facciamo un bel respiro? E ammettiamo che potremmo aver fatto tutti degli errori. Controllate l'incendio e che l'hangar sia sicuro. Comandante. E scoprite perché lo shuttle del predicatore è esploso. Il grande unificatore Raker rifiuta di cooperare. Trovate un modo allora. E voi due, con me. Oh, incazzatissima la madre, eh? Beh, giustamente il comandante. Avrei dovuto saperlo. Hai reagito male, come fai sempre. Lo stava dicendo anche Peter. Ah, lo diceva anche lui, eh? Peter si sarà espresso male, come gli capita spesso e volentieri. Per quel che vale, Nicky mi ha salvato le chiappe. Se l'è cavata alla grande, tu devi essere orgogliosa di lei. Detto da te, Peter vale decisamente poco, in effetti. Ma perché lo stai trattando così male? Ascolta quello che ti dice. Non mi interessa quello che dice. Ultimo piano, alloggi del capitano. Finalmente. Attivare isolamento. Isolamento attivo. Che c'è? Vuoi ammazzarci? In teoria queste porte si aprono solo con un mio comando. Sì. Lo so come funziona. Io credo di no. Riesci sempre a superare tutte le misure di sicurezza di questa nave e voglio sapere come. Potresti mostrarmelo. Mamma! Seriamente non so di cosa tu stia parlando. Mi ricorda l'ultima volta che sono rimasto chiuso in un ascensore. Ero con questa ragazza a sciare, lei. Ma che cos'hai che non fa? Lei era una persona adorabile. Per favore, qualcuno mi faccia uscire da qui. Resteremo qui finché non mi dirai ciò che voglio. Ma se sai già tutto quanto? No, invece. So che sei una calamita per i guai. E che sei sempre nelle zone ad accesso limitato della nave. Sono piccola. Ok? E mi infilo dappertutto. Non basta per superare la sicurezza. Né il controllo dell'hangar. C'era quell'anomalia del sistema, ricordi? Sì. Sì, la sicurezza era disattivata. No, non lo era. A me sembrava disattivata. Stai veramente mentendo per difendere una dodicenne? 12? Wow, avrei detto almeno 16. Peter! Che c'è? Dico che sai il fatto suo, è una ragazza sveglia. Fin troppo, continua a superare la sicurezza. Sempre che tu non abbia un accesso di livello 6 per la mia nave. Come immaginavo. Nicolette Gold, svuota le tasche. No! Svuota tu le tasche! Nicky? Colpa mia! Sì, tutte quelle porte bloccate le ho violate io. Le hai violate? Sì, sono un hacker, violo le cose. Tipo... Io glielo ho detto che era riservata. Questo non spiega gli ordini falsificati. Non so cosa dirti, mamma. Il tuo personale di sicurezza dorme in piedi. So solo che non ti nascondo niente. E che non lo farei mai. Non finisce qui. Disattivare isolamento. Quindi, posso okay. Andare a dare una mano nell'hangar? No, puoi tornare nei tuoi alloggi e restarci per le prossime 30 rotazioni. Ma mamma! Attenzione, o diventano 30 cicli. Ah. Eccolo lì, il grande unificatore. Che non la racconta giusta mai nella vita. Giornataccia, eh? Shuttle esplosivi, intrusi nella zona di quarantena. Bimbe scomparse. Non ne hai idea. Ciube. Come ciube? Pazzesco, ce l'hai ancora. È tutto intero. Su Mercurio c'erano tipo 1000 gradi. Più che altro erano 1000 cicli fa. Puoi tenerlo se vuoi. È tutto tuo. E gli ho ordinato di proteggerti. Mi aspetto che continui a farlo. Soprattutto ora che a quanto pare hai una figlia. Fai 2 più 2 o ignora l'evidenza? Dai, fai 2 più 2. Una figlia dodicenne che durante la guerra non avevi. 12 anni fa, quando noi... Peter...
Quando vi abbiamo fermati, in parte ero contenta. All'inizio. Ma dopo tutti questi anni non sei cambiato. Per niente, sei sempre il solito... Sono cambiato. Pagherò la multa qualunque sia, dammi 3 cicli. Ti dimostrerò che non sono più quello che stavi per dire quando ti ho interrotta. Vorresti pagare 7.000 unità in soli 3 cicli? Wow, io... Ok, sono un sacco di soldi. Stavo pensando che potrei magari... La multa non è negoziabile. I miei uomini hanno trovato un'inquietante quantità di attrezzature illegale sulla tua nave. E nient'altro, giusto? Ok, ok. Avrai i tuoi soldi in tempo, no problem. Questa cosa dei Guardiani della Galassia manca pochissimo a farla decollare. E se non avessi addosso queste manette, potrei farti vedere subito quanto manchi davvero poco. Perché so già che me ne pentirò. Oh, ma dai, quando mai? No, non te ne pentirai. Promesso. Ti do 3 cicli, Peter. Non 4, non 5, 3. Contattami quando avrai le unità. Quindi dovremmo andarle a rubare queste unità, immagino. Il dispositivo installato disattiverà la tua nave e finirete in prigione. Ricevuto, non ti deluderemo. Ma che cavolo, Peter? Hai detto che ci tiravi fuori. L'ho fatto, 7.000 unità, sono una cifra irrisoria. 7.000 unità? È una cifra monumentale. E come li troviamo tutti quei soldi in 3 cicli? Rapinando una cavolo di banca, immagino. E va bene, ci hanno multati, ok? Eh sì, abbiamo un tracciante nuovo appiccicato alla nave che ci spegnerà i motori se non paghiamo entro 3 cicli. Ma almeno non siamo su una nave prigionieri. Per il momento. E dai, ragazzi. Tu sei Drax il distruttore. Hai ucciso Thanos. Così dicono. E ti fai spaventare da una multina? Gamora, in pratica sei un agente M6, ma sexy e in gamba. Puoi fare qualsiasi cosa. Ma che vuol dire? Rocket, tu sei un vero genio, il tipo piuttosto che conosco. Da quante prigioni sei già evaso? 7. 7. Io sono Groot. Tu sei Groot. Infatti. Ragazzi, noi siamo una squadra. Dobbiamo soltanto capire quanto siamo al verde e pensare a un piano. Cercate nelle cabine. Cercate tra i cuscini del divano, sotto il banco di lavoro. Se trovate unità che avanzano in giro, prendetele. Lo farò anch'io nei miei alloggi. Va bene. Ecco perché non si va a letto con gli sbirri. Mettono bombe sulla mia nave. La mia nave. Ok. Ti tengo d'occhio. Inizio del capitolo 3. Il prezzo della libertà. Hai risaputo che i roditori accumulano noccioline. Attrezzatura rubata, unità. Cerca delle unità nei tuoi alloggi. Ok, okay. Ora puoi discutere del dispositivo di traduzione danneggiato nella stanza di Groot. So che hai una riserva segreta nascosta sulla nave. Prendila, ora. Non c'è niente da prendere. Groot ha speso tutto su Contraxia e il resto l'ho dato a Quill e Gamora per i codici d'accesso alla zona di quarantena. Direi di a questo punto sfruttare questi ultimi minuti che ci rimangono qui nella nave per fare queste attività secondarie, come andare a parlare a Groot, andare a parlare. Che cosa possiamo fare? Dentro, albero senziente. Niente di che. Non credere che non sappia che conviene. Magari potenziare qualcosa? Possibile. Il tuo roditore ha nascosto le unità illecite lì dentro. Ti tengo d'occhio, pianta. Tipo Rocket? Cosa vuoi da me, Quill? Se vuoi delle unità, cerca in camera tua. Allora, sei qui per parlare o ti serve un potenziamento? Sei ancora arrabbiato, usa il controlliamo. Non sei ancora arrabbiato, vero? Starei meglio se non dovessi pagare una multa entro 3 cicli. Ehi, ti ricordi quella volta su Kanlar? Con il Badoon e quella sventola scavariana? Sì, se non fosse stato per me, Groot ti avrebbero gettato nello spazio. Avevo tutto sotto controllo, più o meno.
Peccato che sei povero. Se ci avessi pagato per ogni salvataggio... Certo, fammi solo un altro esempio. Contraxia, Nowhere, Paramatar, Ceres, ancora Contraxia, Malador... Ok, ti sono debitore. Molto. Dovevo darti a Yondu in cambio della taglia. Di sicuro ora non sarei qui a raccattare unità per pagare la tua ragazza nuova. Ex ragazza. Ma ammettilo, ti piace essere un guardiano della galassia. Sono ancora un po' indeciso sul nome, ma tenersi la Milano come garanzia è stata una bella mossa. Comunque a Peter il fatto di avere una figlia non sembra averlo scombussolato più di tanto. So quanto non è che gliene freghi molto. Mi farò perdonare. Sarà meglio. Vorrei usare il banco da lavoro io però. Se vuoi farti perdonare, allora trova il modo di pagare questa multa. Allora, guardate quanti. Allora, la nata, colpo caricato. Facciamoci il colpo caricato, dai. Missione copio da e poi vediamo se possiamo fare qualcos'altro. No, ci mancano un botto di unità, un botto di componenti per meglio dire. Prendiamoci anche questo. Una piccola meraviglia. Ok. Non troverai niente di simile da nessun'altra parte. Colpo caricato. È una tecnica aggiuntiva con cui puoi infliggere stordimento direttamente con la tua arma. Premi due volte e tieni premuto RT per iniziare il colpo caricato. Rilascia RT per sparare. Un colpo caricato che infligge stordimento e danni fisici. Ok. Ragazzi, ricordatevi di chiudere il frigo. Figa, chiudetelo sto frigo, no? Star mamma. Groot, tutto bene lì dentro? Vuoi aprire un secondo la porta? Apri Groot, bravo. Quello è il mio spazzolino. Perché c'è uno spazzolino? Che schifo, no? Ottimo, ora devo cambiare spazzolino. Ma come ride tra l'altro, tutto fiero. Però io volevo parlare a Groot del sintetizzatore vocale che ho trovato. Salve Drax. Vediamo cosa vuole lui. Vedo che hai preso molto a cuore questa storia del cercare unità. È una questione seria. Sì, sì, ti capisco. Abbiamo tutti paura di tornare in prigione. Non ho paura di tornare in prigione. Perfetto. Oh, bene. Sì, perché neanch'io, più o meno. Il Kilner ero circondato da criminali, ladri e assassini. Mi hanno dato una bella lezione. Mai fidarsi di assassini e cacciatori di taglie. Ok. Wow. Non è come il bue che dà del cornuto all'asino? Non ho parlato di bestie da soma. È un modo di dire terrestre. E quello che intendo è che tu sei un pluriomicida, io ero un pirata, non siamo esattamente dei cittadini modello. Noi siamo uomini di parola, non posso dire lo stesso degli altri. Potresti sbagliarti, Drax. Dovresti dare loro almeno una possibilità. Lo vedremo. Ok, abbiamo finito i dialoghi con lui. O possiamo parlarci di nuovo? No. Ok. Hey, Gamora. Salve Gamora. Non si usa più bussare. Che stai facendo? Dovresti cercare soldi. L'ho fatto. E? Niente da fare. E queste bambole cosa sono? Tu ci tieni alla tua vita? È una domanda trabocchetto. Ok, beh, certo, cioè, ci tengo quasi sempre. Bene. Allora fingi di non aver visto e vattene via. Ci raggiungi in sala? Fuori. Ok. Ok. Questa è la nostra camera, quindi ci vado alla fine. Allora, qualcuno ha idee su come trovare i soldi?
Io non vengo nella tua stanza a toccare la tua roba. Cosa? Tu hai violato il mio visore per aggiungere il punteggio, mentre stavo dormendo. Ma è diverso, l'ho migliorato. Tra l'altro, te l'hanno mai detto che russi? Mi lamentavo di Drax, ma wow, Quill, devi farti visitare. Sembri un Torg. Io non russo così forte. Sì, ok. Ad ogni modo, questa che roba è? Sembra un facehugger metallico. È chiaramente un'unità di controllo spinale. Beh, sì, ovvio. Coso del controllo spinale. Su mezzo mondo, gli scienziati Kree le usavano per controllare noi super soldati. Premevano un pulsantone rosso e zap, obbedienza istantanea. Porca vacca. Rocket. Cosa ti hanno fatto i Kree di preciso? Mi hanno fatto a pezzi e rimontato, ancora e ancora e ancora. Questo tra l'altro potrebbe essere parte della trama del terzo film dei Guardiani della Galassia che deve ancora uscire. Perché si sa che verrà esplorato il passato di Rocket e l'antagonista principale dovrebbe essere colui che ha creato Rocket. Sai che cosa si prova a perdere il controllo del tuo corpo? A soffrire costantemente intrappolato dentro te stesso, incapace di impedire le cose orribili che stai facendo? Quell'unità di controllo si assicurava che seguissi gli ordini, sì, che lo volessi oppure no. Un'efficiente piccola macchina di morte pelosa. Ci è voluto poco a capire che era meglio non opporsi. Ok, allora spariamola nello spazio, con una breve cerimonia del dito medio per il bastardo che l'ha costruita. Sì, non posso liberarmi di quella parte di me. Un giorno, forse. Sei proprio sicuro di volerla tenere? E se... mi controllasse? Ho deciso tempo fa, Quill, che non avrei più consentito a nessuno di controllarmi. Per quanto mi riguarda, questo è solo un utile rottame legato a dei brutti ricordi. Quanti supersoldati come te c'erano su mezzo mondo? Quando i Kree iniziarono? Un centinaio, forse. Quando sono fuggito? Solo io e Layla. È stata la prima a non morire a causa dell'unità. E Layla è anche lei... cosa? Un procione? O non un procione? Cerca di capire. Aveva paura di loro e l'unità di controllo si assicurava che obbedissimo, che io obbedissi. Oh, deve essere orribile. Non posso crederci. Così ho fatto quello che so fare. Ho sovraccaricato l'unità di controllo. Quando i pelle blu ci hanno fatto uscire dalla gabbia, boom! Ho squarciato il fianco del laboratorio. Ma non sapevamo. Cioè, io non sapevo che il laboratorio era difeso da sentinelle. Raggiunta la recinzione di sicurezza, Layla mi copriva mentre violavo il modulatore. Appena ho aperto, lei mi ha spinto fuori. L'ho sentita morire. Ah, Rocket... ora non importa. Il passato è passato. Breve storia triste, no? E quella un promemoria. Mi dispiace per quello che hai passato, Rocket. Davvero. Indovino. Mi tieni d'occhio. Sì. Quanto vuoi per questi? Sì, i costumi dorati, se non sbaglio, li abbiamo... ne abbiamo già trovati in passato. No, qui non c'è più nulla, no? Ok, manca solo quest'ultima stanza in cui non c'è niente. Va bene, diamo un'occhiata allora. Cosa c'è nel contenitore sul tavolo? Lettere d'amore di tua madre. Mia madre non scriveva. Ai piani inferiori. Mostrava il suo affetto cacciando grandi animali, sì che mio padre li cucinasse. Oh, ora ho fame. Chiudete sto cazzo di frigo. Cristo. Beh, Drax, hai trovato la tua scorta segreta di unità? Io non nascondo le mie unità. Non sono un ratto. Neanch'io. Ah, sembra... Groot!
Ah, ecco come si triggerano tutti i dialoghi allora. Bisogna trovare gli oggetti all'interno della nave, controllarli, riporli e arriva automaticamente il dialogo. Io sono Groot. Peccato che il traduttore sia rotto. Speravo avesse anche il grutese o una lingua simile. Io sono Groot. Così potrei scaricarla nel mio traduttore. Vorrei sentire la tua opinione senza... ecco, il filtro costante di Rocket. Io sono Groot. Sai che c'è? Metti in pausa. Ehi, Rocket! Cosa? Vuoi venire qui un momento? Che vuoi? Sono occupato. In questo traduttore ci sarà anche la lingua di Groot. Non c'è. Ma non hai guardato. Non serve. Una roba pidocchiosa come quella non ha le lingue rare e comunque sarebbe irrecuperabile. Davvero? Aspetta, tu hai il pacchetto lingua di Groot installata nel tuo impianto di traduzione? Mi escono forse unità dalle orecchie. Quel pacchetto ce l'hanno soltanto i ricchi sfondati. Quindi tu parli grutese? Talunisano. Sì, lo parlo, più o meno. Io e Groot eravamo cacciatori d'Italia da prima che arrivassi tu, Quill. Lavorando tanto insieme si trova per forza un modo per capirsi. Io sono Groot. Tu dici fraintendimenti, io dico libera interpretazione. Va bene. Ma quale casino? E poi quei lavori non servivano. Quindi voi due avete imparato a capirvi col tempo. E con una tabella contenente il vocabolario di Groot. È complicato se la tua lingua è sempre e solo io sono e Groot. Quindi ho qualche speranza. Io sono Groot. Sai, non ho sempre avuto un impianto di traduzione. Voglio dire, sulla Terra facevo proprio schifo in spagnolo. Non che lo spagnolo mi avrebbe preparato per tutto questo. Io sono Groot. Caspita, i primi anni. Sai quanto è stata dura cavarsela senza capire niente di ciò che diceva la gente? Metà delle lingue dello spazio sembrano rumori di fondo, uccelli esotici e teremin stonati. I veri versi di Rocket non voglio nemmeno sentirli. Lascia che te lo dica, la TV non mi ha preparato affatto la vita nello spazio. Io sono Groot? Sinceramente, sei fortunato ad avere Rocket. Vedi, so cosa vuol dire essere circondato da persone che non capiscono cosa dici. Quanto ci si senta soli. Sarei stato perso se... Deve essere stato così anche per te, prima di Rocket e di noi. Io sono Groot. Probabilmente non lo dico abbastanza, ma sei un elemento davvero importante della squadra. Non riesco a immaginare i giardinieri della galassia senza Groot. E chi può dirlo? Se qui è contenuta la tua lingua e se Rocket riuscirà a scaricarla o hackerarla o... Non lo so. Io sono Groot. Sarebbe bello poter parlare con te. Davvero, è stata una bella chiacchierata. Io sono Groot. Fantastico, grande. Ottimo. Abbiamo il lama, si può interagire con il lama? Ma a quanto pare no. Non ti preoccupa che se non troviamo quei soldi in tempo, la squadra è fritta? Troveremo i soldi come promesso da Peter Quill. Non ci intingeranno nell'olio bollente. Sì, senza offesa per Quill, ma non è un granché a mantenere le promesse. Vero, neanche io. Puzza di alito di lama. Ok, qui non c'è più nulla. Diamo un'occhiata di qua. Niente. Bene, a questo punto il video finisce qui perché nel prossimo episodio andremo ad iniziare il capitolo 3. Andando nella nostra cabina a cercare... No, questa è la cabina di Rocket. Credo. No, era la nostra cabina quella, giusto? Questa no, quella di Drax. La nostra è questa qui. Hai finito? Eccoci qui. A me mi
nel prossimo episodio, nella prossima puntata di Guardiani della Galassia, andremo a vedere appunto cosa c'è nella nostra cabina e iniziare il capitolo 3 vero e proprio. Grazie per aver seguito questo video, io vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Lasciar Sphere è tutto, al prossimo video.